La voce degli studenti la ascolti solo su radioeco.it. Radio Eco dal Don't Panic Rock Festival da Tereglio. Siamo qui con parte degli organizzatori di questa serata immersa nei monti. Siamo qui con Alessio di Watchtower Booking, con Gabriele, con Katia e con Riccardo. Questa giornata nasce come organizzata da un gruppo di volontari, non solo per noi, che cercano di raccogliere dei fondi da destinare poi alla popolazione del villaggio di Rio Branco in Brasile. Ci raccontate come nasce? È nato che un gruppo di ragazzi ha deciso di fare una festa per mandare questi soldi, e poi piano piano si è sempre ingrandita di più. Quest'anno poi con Gabriele, che ci ha dato questa idea del Rock Festival, loro e nulla, poi è sempre cresciuto sempre di più perché la gente ha partecipato in tanti ci hanno anche aiutato, perché insomma da soli non si potrebbe fare. Il gruppo è ben assortito, i ragazzi, gente anche di fuori che ci è venuta ad aiutare, l'associazione recreativa per il tempo libero Tereglio. E quest'anno bisogna dare un ringraziamento a Gabriele perché, insomma, e anche al comune. Valerio Ramidei, il nostro sindaco, ci ha aiutato veramente. Ah, veramente tanto, sì, quello davvero da dire. È da riconoscere, sì. Ok. Infatti. E per quanto riguarda invece l'organizzazione del Rock Festival in particolare. Ecco, io non ho niente, mi ero trovata a collaborare con loro e tutto malgrado. Cercando di fare la cosa per il meglio possibile, mi sono rivolto a Watchtower Booking, che ho visto che tra la zona tra Pisa e Lucca stavano creando un bel giro, stavano facendo dei belli eventi. Ho detto, perché non? Poi ovviamente mi hai presentati te, quindi non mi potevo sbagliare. Quindi, e niente, piano piano si è cercato di fare un evento di qualità, sfruttando un attimino le poche risorse che ci abbiamo, nel senso, perché non è che ci abbiamo grandissime risorse, però sembra che l'evento sia venuto bene, quindi siamo più che contenti. È stato grandioso, impegnativo, perché è il secondo anno, come minimo sono due mesi che ci dedichiamo. Vedete il terzo, ve lo prometto. Però ho visto l'affluenza dei ragazzi, che è importante che ci sia stata quella. Siamo rimasti contenti perché veramente tanti ragazzi e Tereglio, così come stasera, penso che non ci sono mai stati. Tra l'altro la cornice è meravigliosa, non è neanche troppo semplice da raggiungere, quindi se sono venuti fin qui siamo un po' selvaggi. Diciamo che di eventi così nella zona tra Mediavalle e Garfagnano sono praticamente inesistenti, perché la cultura, soprattutto quella giovanile, non è considerata, quindi crearsi uno spazio tra noi giovani, per noi giovani, è una cosa importante da questo punto di vista. La vera soddisfazione è creare uno spazio e portare comunque tanta gente di Pisa, Livorno, di Viareggio, e creare un movimento esterno. Non sono anche un chilometro da qua, ma sono una bella strada. Sì. Tra l'altro anche la possibilità del campeggio gratuito. Anche perché effettivamente la strada è pericolosa, nel senso, Don't Panic nasce non a caso, esatto, perché alla fine del concerto già all'inizio. Siamo oltretutto contenti perché hanno partecipato anche un gruppo di profughi del Sahrawi che sono venuti qui a mangiare, per cui è stata una beneficenza oltre alla beneficenza. Erano praticamente una successione di eventi negli eventi. Esatto. C'erano profughi, poi c'era Dead Scorer Rules che hanno fatto curare in diretta. Che hanno fatto un lavoro eccezionale, ma dove sono? A titolo completamente gratuito, non hanno preso, ci teniamo a dirlo perché sono un'associazione che cerca di rivalutare appunto zone abbandonate, con degli interventi artistici, quindi degna di una situazione degna di rispetto, senza prendere una riga. E poi naturalmente un grazie particolare a tutti quelli che hanno partecipato a una giornata massacrante in cucina. Quelle di cucina in montagna si mangia bene. Tra l'altro, esatto. Che
due giorni si lavora in cucina, bisogna ringraziarli davvero. Per chi volesse seguire gli sviluppi del vostro gruppo, lavoro di sviluppare per quanto riguarda il Don't Panic Rock Festival, un blog, qualcosa di da mettere in rete, dove veicolare contenuti che tra l'altro sono intervenuti tantissimi fotografi, c'è un video diretto della serata, sarà fatto un CD in presa diretta per tutti i gruppi che hanno suonato. Quindi di cercare di veicolare un po' i contenuti anche del festival stesso. Certo. Mettendoli in rete. E quindi anche l'anno prossimo. L'anno prossimo magari. Tenendo aggiornato sulle news. Okay. Perfetto. Insomma, grazie a tutti. Grazie a voi.